Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship, nuovo episodio di Piante contro Zombie. Siamo al livello 8 dei livelli della piscina, cioè siamo nel giardino posteriore praticamente, e qui accogliamo i nostri ospiti. Vedete, abbiamo già un nutrito gruppetto di ammiratori pronti a venirci a trovare. Sì, devo trovare il modo di sbloccare uno slot in più per le piante. Perché per esempio potrebbero far comodo le ciliegine esplosive, però teniamo la trappola che non si sa mai. Iniziamo come al solito a piantare i girasoli perché ci serve un sacco di energia oggi. Voglio provare il tronco di fuoco. Adesso vediamo se si riesce a fare qualcosa, ragazzi, un attimino solo. Perché abbiamo già il primo, come si chiama, il primo zombie che è venuto a trovarci. Quindi prima di tutto devo pensare necessariamente a quello. Non si può fare diversamente. E speriamo di fare in tempo, anche perché credo che la povera piantina non abbia avuto modo di prepararsi psicologicamente allo scontro. Però insomma adesso vediamo. Bisogna avere energia. No dai, ce l'ha fatta. E con quello che sta arrivando ora dovrebbe essere anche più semplice, per fortuna. Quindi andiamo avanti così. Magari è meglio se inizio a tirar su anche le difese all'interno della piscina prima che arrivino i, come si dice, gli zombie nuotatori. Avete visto prima nel gruppetto di zombie che voleva invadere il nostro giardino ce n'era anche uno con il delfino. Ecco, quello è uno zombie un po' particolare, se non ho capito male, perché dovrebbe saltare in teoria, oppure dovrebbe essere più veloce degli altri. Adesso non mi ricordo bene, quindi dobbiamo tenerlo a debita in considerazione, perché per lui è un vantaggio, per noi uno svantaggio. Allora, aspettate un attimo. Ecco, potrebbe essere l'occasione giusta per provare il tronco infuocato. Aspetta un attimo, no, un momento, mi manca ancora una pianta sparasemi sull'acqua. Tanto per cominciare. Però quello zombie è tremendamente vicino alla piantina. Se la sta mangiando? Beh, si è salvata per il rotto della cuffia. Letteralmente. Letteralmente. Aspetta un attimo adesso. Che voglio provare dove posso piazzarlo. Sono qui che sto pensando un attimino dove piazzare il tronco infuocato, perché voglio vedere come funziona. Qui, perché così ho la pianta che spara un singolo seme alla volta e c'è uno zombie più resistente di quelli normali. E vediamo quanto riesce a fare male. Comunque i proiettili infuocati, proiettili di fuoco sono una forza, guardate che roba. Oh sì, tutto ha un senso, devo dire. È un fattore, una variabile tattica non indifferente, devo dire, il tronco infuocato. Troppo tardi, abbiamo consumato una pianta liana, però non importa, va bene. Non importa, ne piazziamo un'altra appena possibile, l'energia non ci manca oggi. Intanto siamo arrivati alla prima orda di zombie.
una meraviglia tutto sommato. Ecco, vedete, è arrivato lo zombie con il delfino, guardatelo, guardatelo. Vedete, è molto veloce, non so se anche se riesce a saltare le nostre difese, cioè letteralmente riesce a oltrepassarle saltando, ma non voglio scoprirlo. Aspettate un attimo che... Ah, ma tecnicamente il tronco infuocato sarebbe già pronto, sarebbe già carico. Allora ne approfittiamo. Devo iniziare a piazzare anche qualche trappola, qualche pianta spuntone, perché ho paura che arrivi la macchinetta del ghiaccio. Quindi qualcuna la dovrò piazzare. E nell'orda finale comunque non si sa mai quello che può capitare, eh? Ok, mi servono altre due piante spuntone. Aspetta un secondo. Ecco qui, almeno adesso ce n'è una su ogni riga, quindi praticamente possono arrivare anche quattro macchinette per il ghiaccio nel momento in cui arrivano lì, saltano per aria, come abbiamo visto negli episodi precedenti. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie, siamo arrivati all'orda finale, ragazzi, adesso dobbiamo tenerci forte, molto forte. Abbiamo salvato una liana per un pelo, l'altra no, però vabbè, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Aspetta un attimo che ne manca uno solo. Eccolo lì. È caduto. È caduto anche l'ultimo. Vediamo cosa abbiamo trovato oggi. Che pianta è questa? Allora, barriera di noce. Crea un muro molto resistente che non può essere scavalcato. E questa sarà una cosa molto utile nell'arginare gli zombie. Comunque ragazzi, direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate e condividete. Per non perdere nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi. Mi raccomando, seguitemi sui social, link in basso in descrizione. Siamo anche su TikTok. Ciao a tutti!